Eccoci qua, Nicolas Costantini, una partita fondamentale da centrare e ancora più bella probabilmente da vincere per come l'avete vinta. Ecco, il tuo apporto si è visto durante la partita, poi alla fine sei uscito per un campo, evidentemente hai dato tutto e si è vista la tua qualità in campo. Ecco, che cosa si percepisce in spogliatoio dopo una vittoria del genere in questo modo? Era un grandissimo entusiasmo, però questo direi che c'è dal primo giorno che sono entrato qua dentro. E oggi è bello, una partita così contro, secondo me, la squadra migliore che abbiamo incontrato fino adesso. Una cornice di pubblico così è veramente bello vedere la passione che c'è intorno a noi. E poi la partita è andata un po' sulle montagne russe, quindi questo coinvolge sia le persone fuori sia che noi in campo. E siamo stati veramente veramente bravi a reagire, perché credo che il loro secondo gol sia clamoroso, il fallo di mano che commette il ragazzo che aggredisce Radu. Però non ci ha scalfito neanche quello, siamo ripartiti e siamo subito andati a ribaltarla, e questo credo che sia fra tutti il segnale più importante. Calbenga ritrovato rispetto alla tua ultima presenza qui a Rimini? I primi due anni era stato un grande Albenga, quello di Solari, una squadra molto valida in un campionato molto bello con Imperia, Sassi Levante, con cui abbiamo veramente creato per 6-7 mesi un bel campionato. Poi purtroppo è arrivato il Covid, anche se c'erano già le prime avvisaglie di qualche scricchiolio societario. Il secondo anno preferirei non commentarlo. E questa era un Albenga pieno di entusiasmo, pieno di ragazzi del posto. Questo fa la differenza, vedere tanti giovani 2003-2004 di Albenga o comunque delle zone limitrofe. Credo che sia una cosa che manchi troppo spesso nel Ponente, e questo inevitabilmente porta un grande entusiasmo, un grande coinvolgimento da parte di tutti. Poi non è un segreto che con il mister Butu, questo modo di vivere che ha, di interagire con noi, crea grande passione. Prima Paves, diciamo, finalmente non si è nascosto sull'obiettivo finale della Serie D. Ci credete anche voi dopo aver vinto contro la Vanese? Posso venire qua a raccontarti che non ci crediamo, ma dentro di noi, quando inizia il campionato, ci deve essere sempre la consapevolezza che qua ci sono le condizioni per poter far bene. Poi tante volte tra vincere e perdere la differenza è minima, non è un vincente che arriva primo e non è detto che sia sempre un perdente che arriva secondo. Certo che nascondersi dopo 8 vittorie è abbastanza difficile, non ci vogliamo nascondere, ma non dobbiamo neanche avere l'assillo e vivere con la pressione, perché noi siamo partiti per fare un campionato di vertice e quello lo stiamo facendo. Non dobbiamo avere assolutamente l'obbligo di dire di vincere per forza. Ci sono altre squadre che vogliono vincere, non ci siamo solo noi. Dobbiamo continuare con questo entusiasmo, con questa passione, con questa voglia, e poi i risultati inevitabilmente arrivano, poi che sia primo, secondo, questo, terzo, a volte dipende anche un po' cosa fanno le altre, e la stagione è talmente lunga che noi dobbiamo viverla con assoluta serenità senza metterci pressione addosso. Ecco, prima il collega Tortarolo hai un po' raccontato e spiegato che tipo di Albenga hai trovato a livello anche societario, ma la mia domanda è: che tipo di piazza hai trovato, la gente, il pubblico? Oggi una bella cornice di pubblico, anche quando sei uscito sei stato comunque acclamato dalla tifoseria. Ecco, stai sentendo una piazza ancora più entusiasta rispetto a quando comunque te ne sei andato via? Ma io ti dico la verità, il primo anno vedo analogie sull'inizio di stagione tra il mio primo anno ad Albenga e questo. E forse la differenza maggiore era che il primo anno c'era un po' di assillo di vincere, c'era più pressione, c'era quasi un obbligo di dover vincere. Secondo me questo non va mai granché bene. Qua siamo partiti forse con meno dichiarazioni roboanti, però lavorando bene. Io Albenga mi sono sempre sentito voluto bene, fin dalla prima partita che ho giocato contro l'Imperia nella mia prima esperienza. E questo mi aiuta tantissimo ad avere fiducia, a prendermi anche qualche rischio, perché comunque il mio modo di giocare comporta prenderseli. E
questo mi, non posso negare che non mi faccia sentire, che non mi faccia sentire bene. In chiusura ci racconti un po' la tua estate, perché sei reduce da una, forse delle tue migliori stagioni, l'anno scorso a Vado, eppure è arrivato l'ingaggio tardi. Come mai questo lasso di tempo così lungo? Ho vissuto sicuramente una delle mie stagioni migliori a livello di numeri, perché comunque 20 partite, 7 gol in Serie D per il ruolo che ho, non sono pochi, però ho avuto anche qualche infortunio di troppo, questo non lo posso negare. Inizialmente pensavo di poter trovare un altro accordo col Vado, poi però con l'addio di Mister Solari non se ne è fatto più nulla, e sinceramente avevo bisogno di... È stato un anno stressante, perché farsi male è brutto, star fuori è brutto, la riabilitazione da solo è brutta, quindi volevo un attimino staccare un attimino la spina, ritrovare gli stimoli giusti. E poi ci ho messo un po' a trovare l'accordo qua, però sono contento che sia arrivato e sono veramente felice di essere qua.